Buongiorno, grazie di essere intervenuti. Niente, la presentazione dello Sapio è rapidissima. Stamane ha formalizzato il prestito dalla SPAL Marco Lo Sapio. Per lui è un ritorno, per noi è un piacere poterlo riavere in organico. È stato un calciatore che avevamo già cercato quest'estate, ma per scelte personali le strade non si erano incontrate. Ora invece abbiamo avuto l'opportunità di poterlo riportare a casa e quindi Rosapio è qui da noi. Le mie parole finiscono qua. Voglio solo ringraziare il Presidente per lo sforzo fatto e la SPAL perché ci è venuta incontro, quindi Filippo Fusco e la SPAL. Passo la parola a Marco. Voglio fare solo una premessa. Voglio ringraziare anch'io, principalmente il Presidente, per lo sforzo che ha fatto, anch'io la SPAL per avermi capito e anche il mio procuratore per avermi capito. Avevo altre comunque soluzioni importanti, ma ovviamente il procuratore, insomma, mi ha capito la mia esigenza di tornare dove sono stato bene, quindi vorrei ringraziare tutti. Iniziamo con le domande, magari ci presentiamo anche la testata, visto che Ciao, sono Enrico del Sud. Vabbè, mi ricollego a questa tua ultima considerazione, no? Diciamo, gli elementi che hanno fatto la differenza nella tua scelta, che appunto sapevamo che c'erano, diciamo, tante società blasonate quanto il Messina, magari anche in una posizione di classifica diversa, cioè magari questo per un giocatore spesso e volentieri dà uno stimolo in più. Chiaramente sappiamo che c'è Modica, quindi per te non è un allenatore, diciamo, come gli altri, perché ti ha valorizzato forse più di tutti gli Sì, altri nella tua assolutamente. carriera, ti ha lanciato, tra virgolette, diciamo, ha valorizzato quello che sei. Ecco, volevo capire che scala hanno avuto queste varie motivazioni nella tua decisione. No, le motivazioni, cioè la scala principalmente parte da me, nel senso che la voglia di ritornare dove veramente sono stato bene era insomma la principale. Poi sicuramente il mister, il direttore, il presidente, il fatto di aver già lavorato con loro mi metteva comunque ulteriore tranquillità, serenità, sapere già cosa richiede un allenatore, perché comunque spostarsi a gennaio non è mai facile. Entrare in una squadra, magari con un allenatore nuovo, e riadattarsi, capire tutto, insomma, il modo di giocare non è mai facile. Ho voluto comunque fare questa scelta perché anche per me stesso, perché ho bisogno di, insomma, di far bene, ho bisogno di sentirmi vivo e di dimostrare veramente il mio valore, cosa che ho fatto anni fa e che voglio ripetere, e voglio comunque anche ringraziare la gente per tutto il calore che mi ha dimostrato tramite social, quindi voglio anche ricambiare tutto questo calore, questa stima che hanno avuto nei miei confronti in questi giorni. Ciao, Scusa. piacere, figurati. Hai detto che è importante sapere cosa vuole il mister in un momento del genere, ma cosa vuoi tu? Nel senso, arrivi da una stagione un po' complicata, la spalla sta andando male in generale rispetto alle aspettative, credo. Sì. Cosa vuoi tu, cosa chiedi tu da questo tuo scorso di stagione? Perché sei comunque, ragazzo, sei comunque in prestito, quindi No, pensi più, diciamo, al presente che al domani. assolutamente, cioè io adesso cioè sono, per questi 6 mesi sono il Messina, cioè io devo lottare per gli obiettivi che sono prefissati per il Messina, non ho sinceramente in testa quello che sarà dopo, perché non si sa mai. Quindi io ad oggi voglio dare una mano alla squadra, mettermi a disposizione del mister, mettermi a disposizione dei compagni, cercare di magari di aiutare qualche giovane a crescere, insomma, mettere tutto quello che ho, insomma, a disposizione per il Messina. Beh, sicuramente le esperienze ti fanno crescere, vivere determinati spogliatoi ti fanno crescere. Quindi io,
rispetto ad anni fa sono cresciuto io umanamente, perché ripeto, ho vissuto, ho giocato magari per vincere, so cosa, so anche cosa significa giocare per salvarci, quindi ho fatto entrambe le cose, quindi so adattarmi alle situazioni e so che sono stato giovane anche io, e quando magari anche i vecchi mi davano dei consigli ero sempre lì ad ascoltare per cercare di rubare, perché anch'io insomma volevo crescere. Quindi ad oggi posso dire che cercherò sicuramente anche ai giovani di aiutarli, di dare dei consigli in modo tale che crescono anche loro più velocemente. Due curiosità. La prima, se hai sentito qualcuno dei vecchi compagni con cui avete già condiviso l'esperienza, Diciamo che questo mese è stato bello intenso, sia della parte del direttore che sì, comunque ho sentito molto spesso Damiano Lia e Marco Manetta. Guarda, no, non mi, io, sì, lo so, però io negli anni non voglio mai sbilanciarmi, perché sinceramente voglio essere realista. Ovviamente il sogno c'è, penso che sia palese e chiaro a tutti, però ad oggi secondo me per la condizione di classifica dobbiamo pensare al primo step. Il primo step è salvarci il prima possibile. Poi dopo, quello che sarà dopo sarà sicuramente un piacere, però ad oggi secondo me bisogna lavorare con la testa per salvarci, bisogna mettere la mentalità per la salvezza. Poi quello che viene dopo secondo me è tutto. In che senso, scusa? Perché sono due traguardi da ottenere a fine stagione, ma è chiaro che sono diversi. Perché quando lotti su, lotti forse con un diverso. Però considera che comunque negli ultimi 6 mesi io ho lottato per lo stesso obiettivo. Eravamo partiti per un obiettivo, però ci siamo ritrovati a lottare insomma per salvarci, tra virgolette, perché la classifica anche lì non ci sorrideva, quindi ci eravamo mentalizzati insomma per la salvezza, quindi sono abbastanza mentalizzato e, con la differenza che comunque lì ti ritrovi in obiettivo, ti ritrovi poi, cioè qua sei partito per salvarti, quindi già eri mentalizzato all'inizio, quindi là è stato un colpo ritrovarti lì, quindi è ulteriore difficoltà. Qui secondo me i ragazzi, ho visto qualche partita, perché quando ho visto il mister e il direttore, quando non giocavo vedevo le partite, vedevo comunque sempre un atteggiamento giusto che per lottare insomma per la salvezza, ecco, quindi sinceramente non ho problemi nell'adattarmi in questa situazione. Beh, sicuramente, cioè, il girone comunque sì, ti ripeto, lo conoscevo, secondo me quest'anno è ancora più tosto perché tutte le squadre sono ben attrezzate, quindi dobbiamo, tra virgolette, temere tutte, ma non dobbiamo aver paura. Noi, ovviamente per esperienza, queste due esperienze che ho avuto col mister, abbiamo sempre sofferto quelle squadrette magari che si chiudono, che fanno un po' di densità, però
noi dobbiamo giocare come ci richiede il mister, dobbiamo giocare. Io col mister ho giocato 2 anni e quando facevamo le cose che ci richiedeva, sinceramente il risultato è sempre arrivato. Ovvio, magari non puoi vincere tutte le partite, però ti diverti, fai divertire la gente, crei occasioni, ti porti insomma il pubblico dalla parte tua, e quando è così comunque per l'avversario è già una difficoltà. Noi dobbiamo insomma prendere questa strada.